Luca, 9.000 giri, Mirko sta lavorando all'interno dell'officina. Buongiorno Esatto. Luca. Ciao Frank. Oggi è un bel tema, perché la Oggi. Stelvio sta piacendo tantissimo, sta andando Esatto. molto bene. Belle motorizzazioni, Sì, il sì, punto di sì. riferimento, il sogno dell'alfista è la quadrifoglio, Esatto, no? Però c'è esatto. un modo interessante per avere quel look lì, poi le motorizzazioni sono belle più o meno tutte, dai diesel agli altri Sì, benzina, sì, per sì. avere il look quadrifoglio. Spiegaci Sì. esattamente cosa si può Allora, fare. questo è un progetto veramente molto particolare, non è che capitano tutti i giorni cose del genere. Cioè, il cliente cosa ha fatto? Ha comprato una Stelvio, il 2000 turbo veloce, quella da 280 cavalli, quindi base, e col sogno, con l'idea di trasformarla in quadrifoglio. Quindi la base è questa. Poi il quadrifoglio ovviamente ha tante componenti estetiche, motore e quant'altro, quindi diciamo che da un punto di vista estetico abbiamo fatto un lavoro come se fosse A effettivamente una quadrifoglio. quadrifoglio. Ovviamente il motore è rimasto questo, abbiamo fatto un upgrade sul motore, ma l'abbiamo messo dentro il motore della quadrifoglio, questo è evidente. Per cui da un punto di vista sia tecnico che estetico, esterno, interno, poi vediamo le varie parti, è una quadrifoglio a tutti gli effetti. Quindi partiamo dalla parte, diciamo, tecnica. L'impianto frenante è stato modificato con il dischi pastiglie, cioè tutto il kit con la doppia pinza posteriore, dischi forati, pastiglie adeguate, quindi è lo stesso identico kit Impianto dell'impianto della della quadrifoglio, quadrifoglio, quindi ok? con un upgrade notevolmente superiore rispetto all'impianto di serie. Cerchi ovviamente sono quelli della quadrifoglio, tecnicamente, e la parte dello scarico è quello della quadrifoglio, in questo caso a Krapovic, quindi con i quattro scarichi posteriori. Poi, da un punto di vista puramente estetico di carrozzeria, la carrozzeria è stata allargata con i suoi passaruota, che sono questi, ovviamente per adeguare la verticale dei cerchi abbiamo montato dei distanziali da 20 mm in maniera tale da portarlo esattamente a filo. Anteriormente è stata fatta la modifica sia sul cofano che Il sul cofano è quello della quadrifoglio? Esatto, sia sul cofano che sul paraurti. Diciamo che uno la vede esternamente, è una Ehi! quadrifoglia a tutti gli effetti, cioè detta proprio molto onestamente. Paraurti, preso pezzi originali, cioè compri paraurti da quadrifoglio, lo vernice ovviamente, plug and play, e viene fuori questa cosa qua. Ok, anche dentro però mi sembra di Dentro vedere. abbiamo fatto un lavoro anche questo, cioè ripeto, è un progetto molto particolare, non difficilmente ci capitano cose di questo genere, quindi dentro è stato fatto tutte le modanature in carbonio, che non erano di serie su questa versione, quindi tutto quello che poteva essere riconducibile al discorso della quadrifoglio l'abbiamo, penso difficilmente ci siamo dimenticati qualche cosa, però grosso modo è una quadrifoglio a tutti gli effetti. Ok, per dargli invece quel boost al motore è stato Esatto, fatto quello qualcosa? che era impossibile fare, ovviamente per un discorso di costi, no, non aveva veramente senso, era il discorso del motore. Quindi il motore abbiamo mantenuto, come dicevo, il suo 2000 turbo che nasce con 280 cavalli, gli abbiamo fatto un bel lavoro sulla turbina, come abbiamo già fatto la puntata precedente o 2 puntate fa, c'era una Stelvio più o meno analoga, dove abbiamo fatto appunto lo stesso lavoro. In questo caso il lavoro precedente era uno stage 1, quindi avevamo cambiato solamente le giranti, in questo caso abbiamo fatto uno stage 2, cioè abbiamo maggiorato il carter di aspirazione, cambiato le giranti, cambiato l'alberino, messo il kit di lubrificazione maggiorato e fatto una mappa a banco. Quindi diciamo il discorso motore l'abbiamo sostanzialmente ricondotto in questo senso, andando a guadagnare circa 59 cavalli, 60 cavalli diciamo, e quasi 80 Nm di coppia. Non sarà la motorizzazione ovviamente della quadrifoglio, però un bel incremento di potenza gliel'abbiamo dato. Quindi Quindi siamo su nell'ordine dei 3,40. e 280 più 60, 340, quindi quello più o meno, poco meno, poco meno. Secondo me, ripeto, è una questione, io non entro nel merito del perché, del per come, se conviene o non conviene. Può avere un senso, ti posso anche dare la motivazione, perché a un certo punto ho fatto una domanda che è lecita al cliente, ma scusa, perché un lavoro del genere Perché è un lavoro ovviamente impegnativo, è un lavoro certo. impegnativo da un punto di vista tecnico, ok, ma Ed anche da un economico. punto di vista economico, cioè quando cominci a prendere pezzi di questo genere, l'impianto frenante, non ti dico cosa costa, ovviamente. La domanda lecita è: ma scusa, non potevi comprarti direttamente la quadrifoglio? La risposta altrettanto logica è: sì, se compro la quadrifoglio, benissimo. A livello di purtroppo ti sconti con un discorso legislativo che in Italia è penalizzante, per cui fra Super Bowl, assicurazione, alla fine a me,
piace il concetto. Quella scatola lì, il motore. Quella scatola lì, il motore, so che non sarà quello della quadrifoglio con 500 passacavalli, mi accontento di poco più della metà. Comunque è la parte, cioè ognuno ha un obiettivo o un gusto o un settore sul quale preferisce puntare. Questo signore qua ha preferito puntare sulla parte estetica, più che sulla parte tecnica, sulla parte estetica. Voglio avere la quadrifoglio a tutti gli effetti. Voglio aprire il garage e vedere la quadrifoglio. Voglio aprire il garage e avere quello. Io lo capisco tanto, sai, mi piace la... Ripeto, non entro nel merito, perché è veramente troppo soggettiva. Cioè, uno mi può dire, guarda, sì, mi va bene come concetto, un altro dice, piuttosto, aspetto e mi un po', chiaramente c'è una differenza, cioè se facciamo due conti a livello economico è ancora in vantaggio, nel senso ovviamente manca la parte motore, diciamo che sì, però c'è una differenza base, ancora notevole a suo vantaggio. Ripeto, è una questione di scelte, non ci capitano spesso cose di questo tipo, quando capitano cerchiamo di farle al meglio, in questo caso pensiamo di aver fatto... È un po' sporca perché... Questa è una cosa che mi dispiace, come averla vista pulita, perfetta sarebbe stata Purtroppo sai, però... quando hai lavori così lunghi che durano per tanto tempo, dove devi spostare la macchina dalla carrozzeria al discorso scarichi, cioè noi non facciamo tutto qua in officina da noi, ma comunque abbiamo diverse sedi per cui facciamo lavori diversi, chiaramente in questo periodo appena porti fuori la macchina, poi una macchina nera così, cosa fa? Piove, esatto, ovviamente. Va bene Luca, grazie mille, complimenti, fai complimenti al tuo cliente perché ha fatto una bella... Sì, consegniamo oggi pomeriggio, è un Continente di Genova che viene giù, no? E non stava più nella pelle, ieri l'ho chiamato, abbiamo fatto tutto, a posto, perfetto, ah, vengo, fantastico. Vengo, alle 3:30 qua. Grazie Luca, alla prossima. A te, ciao Frank.